Buongiorno carissimi amici italiani, vorrei parlare oggi invece della Parashah Vayera, del giorno della memoria che è passato il 27, allora un giorno prima di leggere la Parashah nella Torah. Ho letto tantissimi commentari. E penso che, come si dice nel hasidismo, si vive con la Torah durante la settimana. Il Zohar ha tantissime cose da dire perché tutto quello che noi facciamo alla fine è un discorso di memoria. Il giorno della memoria per la Shoah è un giorno della memoria del popolo ebreo. Non è solo la Shoah, ma è tutto il discorso delle Shoah che abbiamo vissuti noi, che abbiamo subiti noi. Il discorso di questo giorno sono le piaghe che non sono state fatte in questa parasha, perché sono stati dati agli egiziani, al faraone, per non ascoltare a Mosè. Ma sono le piaghe e sono i valori e sono i dolori del popolo ebreo. Hashem ci fa vedere quello che lui è capace da fare, prendere la natura e cambiare la natura e far uscire delle cose della natura per mostrare la sua forza. La sua forza è sempre per il bene. E allora persone possono chiedere, giustamente, come è possibile che un Dio buono fa fare un discorso come la Shoah, come i pogromi, come l'Inquisizione, come il cacciamento dei ebrei da tantissimi paesi del mondo. Si sta parlando oggi di quello che il presidente degli Stati Uniti sta facendo con i musulmani. Nessuno sta parlando di quello che i musulmani fanno all'Israele, che io non posso andare con un passaporto israeliano in Iran. Non posso andare in Siria. Sono cose che non sono uguali, ma il mondo si sta arrabbiando e sta giudicando quello che fa America, che non va bene. O che va bene, dipende come si vuole interpretare questa cosa, ma se si fa all'ebreo, interessantissimo, no? Nessuno si interessa per niente. C'è un doppio standardo, un standardo per il mondo e un standardo per gli ebrei. Gli
I miei genitori hanno fatto 5 anni e mezzo di Bergen-Belsen. Mio papà Auschwitz e Bergen-Belsen, la mia mamma 5 anni e mezzo a Bergen-Belsen. Io sono nata dopo la guerra, ma a casa mia la guerra non è mai finita. In una casa ebrea la guerra del mondo non finisce mai, perché noi siamo sempre in una situazione dove se non c'è Israele, se non c'è un posto dove noi possiamo andare, siamo sempre ospiti. Come in Egitto eravamo ospiti. Il faraone del tempo di Yosef ci ha dato Goshen. Vivete lì, fate le vostre cose lì. Noi abbiamo Yosef che ci ha salvato. Allora voi siete il popolo di Yosef. Qui c'è il vostro posto. Siete ospiti nostri. Nel momento che Yosef è morto e un altro viene, la situazione si cambia. Si dimentica tutto. Gli esseri umani sono così. Loro si dimenticano in un attimo quello che sta succedendo. Oggi c'è un articolo che il mio grande amico ha scritto su un discorso di un prete campesino che sta in giro nella sua regione, sta insegnando, sta facendo le messe e sta parlando non contro Israele, ma veramente un contro di un odio completo, un odio. E perché? Perché ci conosce? Perché sa quello che è un ebreo? O è la ignoranza? Le cose sono dette, entrano nel cervello delle persone, e perché dice un prete, e allora va benissimo così. Se il prete dice, allora così deve essere, no? Se un politicaio dice così deve essere, perché ovviamente sono persone che noi rispettiamo, li abbiamo votati. Se il faraone dice, ma chi è questo Dio? Io non vi lascio andare. Non importa che cosa mi mandate, oggi mi sento così, andatene, ma domani io cambio idea. E così siamo, e così è il mondo, e così sono le opinioni delle persone. Oggi così, domani così. Ognuno ha il suo agenda e fa quello che gli pare. Alla fine c'è l'ingiustizia. Alla fine ci sono le cose che noi facciamo uno all'altro che fanno male.
si parla parole, le azioni. E Hashem ci guarda con una pazienza incredibile per il suo popolo e per il mondo. La Kabbalah parla delle cose, come ho detto una settimana fa, che non sono gradevole per noi ascoltare, perché noi non viviamo con questi pensieri. Viviamo con una cosa diversa. Ma ci sono delle persone che soffrono. E se voi leggete l'articolo di Giuseppe Grimaldi, allora voi sapete che c'è una sofferenza, e Giuseppe non è ebreo, ma una cosa umana, i discorsi umani. Una persona soffre per quello che soffrono gli altri, che è una ingiustizia. Israele sta prendendo bambini della Suria per aiutarli a guarire. Io non sento che il Sudan sta prendendo qualcuno di Israele per guarirli. O non sto sentendo che Germania sta prendendo i bambini della Suria per guarirli. Il discorso politico è un discorso non giustificabile, non umano. Tutto quello che succede alla fine è un discorso di interesse. Ma nessuno guarda l'interesse di Dio. Nessuno guarda l'interesse di Hashem. E Hashem è interessato che l'umanità fa quello che lui mette fuori. E quello che lui mette fuori alla fine di tutti i discorsi sono i 10 comandamenti. E i 10 comandamenti valgono tutto, perché dentro c'è scritto ogni cosa che noi abbiamo bisogno per vivere e per ricordare. Il giorno della memoria vuole essere cancellato da questo prete. Non voglio neanche nominare il suo nome, perché non vale. Il nome è una cosa importante, come abbiamo visto. E non voglio nominare il nome, perché non voglio darlo il spazio nel mio cuore né nella mia mente. Ma è una voce che influisce agli altri. È un personaggio nel suo posto che insegna. Bisogna ascoltano. Ed è molto molto meglio di ascoltare, molto più facile di ascoltare il male e le critiche di quello che è veramente la verità, che è un discorso non facile, ma un discorso di verità.
è molto, molto, molto facile di condannare quando c'è la ignoranza. È molto più difficile di farlo quando ci sono fatti che non sono discutibili. È quello che fa male a me, è quello che ho scritto oggi, anche al Vaticano, è che i grandi della Chiesa non rispondono immediatamente a una cosa simile. La Santa Sede del Vaticano non sta prendendo questo come una cosa importante, è un altro prete che sta parlando, ma non è vero, la voce di uno può fare tantissimo danno, perché la voce è la cosa più importante che hai, uomo, e con questa voce lui è in grado di fare o il bene o il male. La voce del faraone fa il bene al suo popolo. Fa il male al popolo ebreo. La voce di Mosè sta cercando di dire delle cose che dice Hashem per il bene del popolo, per il bene dell'umanità. Perché pensi un po' se Faraone sarebbe andato nella via di Hashem e dice: ok, andate, tornate se volete, ma andate, servite il vostro Dio. La storia si cambia, il discorso si cambia completamente, ma non è così, non è così. Qui c'è una bellissima storia che ho letto nella pagina del Rav Bechor per questo Shabbat. Parla di un rabbino che viveva nel 1800. È andato in un posto in un posto dei suoi viaggi è arrivato a una locanda di proprietà di un ebreo poco osservante, e appena questo si incontra si accende una infuocata discussione di fede. Perché non osservi lo Shabbat? Chiede il rabbino, e il locatore risponde: ma perché dovrei farlo? Perché Dio ci ha dato la Torah che si è fermato il settimo giorno, perciò noi dobbiamo fermarci il settimo giorno. Il locatore dice: ma chi dice che è vero quello che Hashem ci ha scritto nella Torah? Dammi una prova che Dio esiste e che è vero la Torah. E qui c'è una bellissima storia che penso che dovrete entrare e leggerla, perché alla fine è questo il discorso. Come sappiamo che le piaghe erano vere?
perché gli egiziani parlano di queste piaghe anche nel loro insegnamento. Come sappiamo che Hashem è vero? Perché noi vediamo i miracoli di Hashem ogni momento, di ogni momento della nostra vita. Come sappiamo quello che vuole Hashem? Perché lui ci ha detto. E lui veramente ha voluto un posto qui in questo mondo per stare vicino a noi, per insegnarci e per darci la legge di come vivere la vita. Alla fine, noi dobbiamo sapere che esiste un padrone che dà le regole del gioco. E quando vediamo le cose che stanno succedendo nel mondo, che non hanno niente che da fare con la politica, niente da fare con una opinione personale, niente che da fare con quello che dice Trump o quello che dice il Papa, quello che dice un rabbino, ma quello che dice Hashem. E quando guardiamo quello che fa Hashem nel mondo, cambiando la natura, mandando delle tsunami, mandando delle terremoti, mandando degli orrori della natura che impattano tantissime persone e fanno veramente una impressione incredibile che noi, come esseri umani, non possiamo fare niente con tutto quello che abbiamo, non possiamo combattere perché non abbiamo la forza. Allora, in questo momento ci dobbiamo rendere conto che Hashem lo fa per una ragione, come ha fatto i piaghi di Egitto, sta facendo il lavoro di oggi. Non si è cambiato niente. La difficoltà per noi è che noi non la guardiamo così. Noi la guardiamo come vogliamo noi. Ma stop. E guardi un po' come vanno le cose. Il giorno della memoria è oggi, è domani, è in una settimana, è in un mese, è per sempre. E la memoria è una cosa che Dio ci dà per tutta la vita, e quando prende di noi la memoria, quando prende di noi la possibilità di ricordare, allora siamo in grandissimi problemi, perché diventiamo oggetti con dolore, non sappiamo né famiglia, non conosciamo nessuno, siamo vegetali, siamo pietre, abbiamo perso l'opportunità di ricordare amore,
di ricordare Dio, di ricordare giorni passati. Non è facile di vivere e non è facile di vivere in un mondo come viviamo noi, ma si deve lottare e ogni giorno è una lotta contro il male per il bene. Il giorno della memoria, ogni giorno della vita, e grazie per la memoria, perché noi rimaniamo o dobbiamo rimanere veri a quello che è, quello che era e quello che sarà nel futuro, che noi non sappiamo da un momento all'altro, ma non dimenticare le leggi di Hashem, perché le leggi di Hashem ci guidano oggi, domani e nel futuro. Amen, amen. Fate una buona settimana. La settimana prossima sarò in Italia e spero che farò la trasmissione da Milano. Buona settimana, amici. Bye.